Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però mi dice allora, Iuscole... Veniamo alla sua domanda. Guardi, innanzitutto le ha detto, voi siete di sinistra, eccetera. Noi siamo per le priorità dei cittadini. Perfetto. Io non so se le priorità dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, soprattutto di quelli che soffrono, gli ultimi, è una questione di destra, di sinistra, okay, di nord o di sud. Lo Iuscole è una... Noi ci occupiamo di questo, siamo in politica per questo, solo per questo. Va bene? Non per... Chiaro. Per costruirci terzi mandati, quarti mandati, per i nostri destini personali. Credo che questo sia... domani mattina lo farebbe. Allora, lo no, perché non l'avete fatto? Guardi Twitter. Che la nostra vorrei ricordare che il PD aveva proposto, appena arrivato Enrico Letta alla segreteria, ha proposto lo Ius Soli. Io ho detto pubblicamente, secondo me è un errore, perché oggi a consentire l'acquisto della cittadinanza a degli immigrati che semmai transitano sul nostro suolo soltanto perché si nasce. Le Ius Culture, no? Noi siamo per lo Ius Scholae. Scholae. E la riforma è la nostra, della Commissione Affari Costituzionali. Quindi quella noi la vogliamo fare domani mattina, la vogliamo fare ieri, non c'è la sull'immigrazione l'ascolta dove? Una parola definita sui decreti di sicurezza e porti chiusi e di quel modo di fare politica, taxi del mare, il partito di Bibbia. E riconosce che allora sui decreti di sicurezza Macaco ha... rispondo a Macaco senza storia. Io ho il senso della storia, ho il senso della lei linea. Alla festa di Repubblica a Bologna disse che un punto di cui lei si pentiva del Conte 1 furono proprio i decreti di sicurezza. Ma assolutamente sì. Vero? Assolutamente sì, per questo motivo. E per questo motivo. Perché in quel contesto, ovviamente, con molte riforme che eravamo riusciti a realizzare con il Movimento 5 Stelle, ovviamente qualcosa bisognava concedere in quella formula di governo anche alla Lega. E vorrei sempre ricordare che io mi opposi alla versione originaria. Voi dovreste leggere la versione originaria anche per capire che cos'era quel decreto. Un giorno ce la mostri. Questo l'ha detto, la dovremmo vedere. No, magari viene a fare un confronto con... E allora, nel confronto vedrete che la versione finale è stata già molto più moderata. Oggi, forse con la forza politica, ovviamente anch'io ho acquistato maggiore consapevolezza politica, lo riconosco. Quindi io so ammettere gli errori. Forse oggi con la forza politica, con la consapevolezza politica che ho adesso, sarei stato ancora più duro nell'intervenire in alcuni punti. E vorrei ricordare che nel Conte 2, nel governo Conte 2, con fatica io stesso cambiato. Mi sono fatto promotore di una modifica di quei decreti. Con grande fatica. Però credo... Presidente alla fine l'ha fatto, poco alla fine. Facciamolo finire, Il PD si sgolò per un anno, l'ha fatti poco alla fine. No, non si sgolò per un anno perché io appena fu possibile mi resi subito disponibile, avevo già dichiarato di essere disponibile alla revisione. E l'avevamo scritto nel programma, attenzione, quindi sin dall'inizio. Ma io ho sempre detto, guardate, ho sempre detto però al di là adesso... di questi aspetti, sulla immigrazione, io nel primo Consiglio europeo che ho fatto nel 2018 ho portato un progetto che ancora oggi è attualissimo, ancora oggi è quello non del contrasto dell'immigrazione, ma della gestione dei flussi migratori. E ho scritto tutto lì, l'ho fatto io di mio pugno e l'ho portato al Consiglio europeo e ho ottenuto, vi ricordate, una notte tutti i leader europei, perché per la prima volta abbiamo scritto un testo dove c'era che nei paesi di primo approdo occorrono sforzi congiunti, share efforts, sforzi congiunti. E là però non ci fu la modifica di Dublino, però questo un giorno secondo me...